Questo qua è un gioco incredibile perché è il gioco dove viene introdotto per la prima volta Wario, che è il boss finale. Quindi volevo giocarlo insieme a voi perché poi mi piacerebbe fare delle run su Warione. Adoro questi giochi, raga. Eccolo! Sì, c'è. Mamma mia, ragazzi. Sarà tosta, eh. Oh, no, non partire, non partire. Ok. Più che altro c'era un modo. Mi hanno. Bella easy mode che si rimpicciolisce Mario. Bellissimo. No, salva. Oddio, guarda la mappa, Simo. Come si fa a mettere il filtro Game Boy Color, ragazzi? Guarda! Minchia, ma è super tricky questa impostazione. Vabbè, non è molto. Cioè. Sì, no, a parte del zio. Bellissimo. Scivola un po' il Marione. Mi sono messo in capo. Oddio, oddio, oddio. Eccomi. Che tasti strani per saltare tu. Oddio, ah, ma guarda. Cioè, minchia, c'è. Il teletra. È come se fosse un maxi livello. Minchia, non mi ricordavo questa roba. Cioè, non c'è il teletrasporto in un'altra area. Cioè, è proprio tutto unito. Che figata. Tutto, distruggi tutto. Stupido Mario. Mamma mia. Chissà che queste tornano, non è che mi aspettano. Belli anche loro incazzati dietro, guarda bellini. Che so, non Beh, sta niente. non sta niente, sì. Oh, Selina. Alla vita, ok. Ecco. Era un cuore la vita in Super Mario Land. La campana sta al checkpoint. Che strani elementi in questo Super Mario. Cagna. Ehi! Non lo so. Non mi ricordo. C'hai anche questo, guarda. C'avevi anche questo. 92, dicono comunque. Ci saranno anche 2 miliardi di segreti. C'è anche il conteggio dei nemici che fai fuori. Delle cose che non sono più viste nei Marioni. Ecco qua, qui ho fatto la cazzata. Chissà dove andavi. Beh. Ah, ma ti dà così tanta libertà? Ecco il castello di Wario. Ah, ci devi inserire. Ecco, ma io non mi ricordavo mica. Ci devi inserire le 6 monete d'oro per entrare. Vabbè, andiamo in questo mondo qua. Albero. Tree Zone. Bellissima anche la mappa interna così. Guarda che belle le palle da le mine subacquee. Non so se sono linee subacquee queste, eh. No, no. Certo. Sì, ah, sei lo stagnetto, sì. Sì, lo stagno. Però ti muovi normalmente, eh. Non c'è la gravità dell'acqua. Oh, oh. Mi sa che lui ti ammazzava male. Ma anche il primo Super Mario Land, ragazzi, era così strano. Aveva elementi unici che non si sono più visti. Questo è, beh, uguale a. C'ha la piuma in testa, però. È tipo una sorta di fakiro. Aspetta, che voglio andare su. La mira un po' così, però. Aia! Vicolo cieco. Vabbè. Oh! Che culo. Aia, Ma mi ha preso un perché? pieno. Mi ha preso. Ah, ma qui cazzo non è come Super Mario World. Praticamente qua ti leva il power up, ma non ti leva l'altezza. Ok. Ti assicuro che non è facile comandare questo Mario. Scivola molto. Che è? Ce n'è un altro sicuro da un'altra parte, vabbè. No, ma voglio scoprirlo.
Dove sei? Boh. Mamma mia. Qui lo, puoi entrarci solo se sei piccolo, secondo me. Godo. Scusa, quello non è un checkpoint. Perché metterebbero un checkpoint davanti alla fila al gol? Boh. Ecco, ah, perché vai al bonus. E quindi il gol. Ah, il gol non è un checkpoint. Niente, perso. Du-du-du. Il gol. No, oddio, cos'è sta roba? Melma. Lo slime. Ganzo. Guarda che nemici, oh. Mucche. Mucche, pesce. Ah, malati, malati veri, eh. Ma poi sarà, sarà pieno di segreti sta roba, guarda. Guarda. Cioè, ci mancherebbe altro. Lentissimo. Allora, vedi se cammini giù. Vai. Sì. Porco due. Qui ho fatto la cazzatona, sì. Pronti? Ganzo questo. Cioè, praticamente fai salti così, sfruttando la melma. E qui, vabbè, voli, praticamente. Madonna, che palle. Puoi velocizzare un po', eh. Oh, oh. Crollava quella piattaforma? Vabbè, non mi voglio porre il problema. Sa che giù c'è qualcosa? Guarda! Sì. Dio, sì, ma dove mi porta? Bonus? E là? Che cazzo è? Ah, il bonus, quello della carotina. E le ali di coniglio. Plani. Plani, ma mi sa che stai andando. Aspetta. Ah, bravo. Ritorniamo indietro. Devi premere in continuazione. Non tenere premuto? Sì, hai ragione. Ma guarda che sta andando molto più giù di quando... Ah, ora vedi che potevi... Andata. Vitozza. Top, oh. Topperia, mi sa. Bellissima, comunque. Topperia. Missile. Ma qui, cazzo... Questa roba mi fa impazzire che tutto un livello è bellissimo. Che è tutto a scorrimento? No, è che di solito quando te prendi un tubo c'è il tipo la transizione e poi vai. E invece il carino tubo questo. Oh. Tre. E si gode. Tutti minigiochi diversi, bellissimo. Oddio, ma cazzo, ma c'è una varietà nei livelli assurda. Forse più di Super Mario World. Io non mi ricordavo niente. No, non lo prendo. No! Mo? Dammi il culo. Bella la morte. Ho perso tutto. Bene, anche i nemici. Non ci si vede. Godo. Qualche questo che spara. No, questi no. Questo spara. Ma sì, è un pixel. Godo. Questa roba usciva su Game Boy, ragazzi. Cioè, boh. Vabbè. Qui c'è proprio la grande N, full. Godo, recuperata vita persa. No, sei uno stronzo, ti volevo saltare in capo. Lo frego così, vedrai. Perfetto. Guarda quanto scivola. Sì, è incredibile. Se vuoi correre, scivola continuamente. Qui lo facevi con, secondo me, il coniglietto. La carotina. Sì, ho detto la volavi. Oppure? No, oppure una sega. Ma oh, che stronzi sono! Brutto. Ma poi non arriva la vita. E adesso? Sì, poi?
Sì. Ma che pezzi di merda! Bastardi, li cioè, ma poi è il primo mondo! O meglio, insomma, il mondo degli insetti. Ecco qua, qui sono stato un coglione io. Oh, senti, se andavi più a sinistra. Aspetta che c'è un'altra vita qui, se non erro. Guarda, mi piace arrivare la sopra. Forse con un po' di rincorsa. Godo. Oh, siamo arrivati, sì. Te voglio fare il bonus. Sono un po' avido, qui lo ammetto. Un po' di avidità. Ma è diverso. Dario, guardi AOT live? Ma non lo so, era proprio quello no. Grazie Mr. Carly, grazie Axel, Enricazzo, Forge, Vulvu. Si gode, mi sa. Invece, in Super Mario World, le tre vite erano la luna. Voglio prima fare questo. Qui siamo in un alveare, guarda che figata. Che dalle scellette prima si fanno vedere con gli occhietti e poi escono. Ma raga, ma boh. Queste sono tutte diverse le api. Questa è fatta a scheletro, tipo. C'è la faccia di un teschio. Guarda, questa è ancora diversa. Quanta varietà hanno i nemici. Aspetta che... Ah no. Ma poi è una strada alternativa questa, se... Ah, non si può uccidere saltandolo in testa? Strano. Lui mi ammazza male. Mi sa che qua... Ok. Oh, passiamo di qui. Che cazzo è sta roba? È un... Le piante con, checkpoint? Le uova, con le uova. Ci sono delle uova... Tipo, sono delle larve, credo, che stanno nascendo. Assurdo, comunque. Ci sei... Vabbè, ci sarà un segreto sicuro da qualche parte. Vabbè, pace. Ah, forse sfruttando loro? No. Vabbè, sti cazzi. Grazie Stefan, grazie Vicky, grazie Amianto, grazie Moccia Sessuale, vabbè. Ehi! Ma che stronzi! Che qui trollini, un pochetto. Bomba volanti! Mi viene sempre in mente un Marco Nero, ragazzi. Con questa cos'è? Un gufo, bellino il gufetto che ti porta su. Grazie. Oh oh. Ti aiutano. Pa 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 pa. Un cazzo, raga. Ok. Godo. Checkpoint. Fermo. Godo la carota. Ok. Sopra. Ok. Godo. Ma non è sempre... Vabbè, non c'ho voglia di prendere quei puntini lì. Quei blocchi. Vabbè, andiamo così, skippiamo male. No! Godo, eccoci qua. Data male, ragazzi. Abbiamo voluto tryhardare. Boss! Ce l'aveva un po' spoilerato la mappa, ma sti cazzi. Sta proteggendo l'uovo, però, poverino. Questo sembra verso di un Pokémon tra l'altro. Ma si velocizza all'ultimo. Che stronzo. Godo. Madonna, tutte le volte si illuminavano così sul Game Boy, cattivi, quando li colpivi. Fatta. Grazie Sbetullo. Grazie a Potropaico, a Bub e a Darkmat.
Eccola la prima moneta. Ale. Bellissimo che hanno il simbolo del mondo. Qua invece? Che livello è questo? Cosa serve? Ok, facciamolo. Livello a scorrimento così? Piano di nemici. Sto prendo io. Perché non capisco. Vabbè, vedremo a cosa serve a questo livello. Non so se sblocca un'altra area, boh. Collega le aree meglio, vediamo. C'è bisogno di fare questa. Comunque, dai, va bene così. A me fanno ridere troppo quei monti così. Comunque è un conto totale di nemici. Pensavo a livello. Riscoprire l'anima della discoperta, ragazzi. Non si muore gli avelli. Ancora. Non mi intrappolare male. Fatta. Mi fai vedere cosa succede ora che l'ho finito? O è un bonus, non so. Niente, è un, credo, un livello a cazzo così. Vai, all'ippopotamone me lo ricordavo. Oh, ok. Poi. Nonna. Ma non ha tanto lagga. Ve l'ho fatto senza bolla, ma mi sa, viste le monete, che dovevo fluttuare in qualche maniera. Ma come? Forse muovendomi normalmente. Proviamo. Ah, ok, così. Perfetto. Schiacciando tantissimo. Minchia, scomodissima la bolla, raga. Non avete idea. Cioè, dovete schiacciare come pazzi. Vabbè, ma poi... Vabbè, forse scoppia a un certo punto. Credo. Forse tenendolo premuto come la carota. Vabbè, skippato tutto il livello. Grazie Scatonis, grazie Bottom, grazie fratella. Ah, ci sono due uscite? Oh oh. Vita. Si gode. Ragazzi, ma ho beccato un mondo segreto? O l'ippopotamo ti porta proprio nella space zone? Cioè... Bellissimo. Vabbè, raga. Mario Odyssey è diventato. Oh, Game Boy. Ricordo a tutti Game Boy, ragazzi. Game Boy. Questo era un gioco per Game Boy. Salti con la gravità diversa che sei sulla luna. Nello spazio. E paesaggio lunare. Ok. Prendiamo Vitozzo. Ecco qua. Forse prendendo un po' di rincorsa ci si arriva. Niente, vabbè, sti cazzi. No, non cadere. Bello il pianetaccio incazzato. Comunque i nemici dei land sono sempre stati... Bellissimo. Ecco, anche con... Oddio! Anche con la frammentazione ti può sfondare il culo. Ma questo è molto figo. Sti blocchi stranissimi. Dario! Cazzo fai? Vabbè. Ora rimuori lì, eh? Oh, grazie a Dio. Madonna, che liscio! Mamma mia. Sto paesaggio lunare, tostarello, eh? Soprattutto questi comandi simpatici. Ok. Sei stronzo, sei stronzo. Queste da stronzi. Grazie. Godo.
Eccoci. Allora, aspetta. Godo! Fatta. Molto bene è andato Radio Tomodachi, Lardo, quello vero, devo dire la verità. Grazie Plutone, Matex, sono contento. Casseggiamo. Si gode. Solo vite da tre prendo questo bonus. Aia. Le stelle mi paiono molto incazzate. È come il sole incazzato del... Mi pare... Era in questo o nel land... Nel primo land? Non mi ricordo. Era nel primo land dove c'era un sole incazzato nero. Era assurda quella cosa. Comunque ce l'ha Nintendo di fare queste robe, eh. La luna di Majora's Mask incazzata, il sole incazzato. Era tutto tremendamente inquietante. Mario Bros 3 era? Non ricordo più. Però comunque sta scusami. Cioè sta scusa. Questa roba che me li sto rigiocando su Twitch mi permette di aggiornare un po' la memoria e di recuperarmi i capitoli in 2D che l'ho giocati da ragazzino, da bimbo, eh. Quindi insomma la memoria è quel che è. Tipo Super Mario. Ecco qua. Aspetta. Ho voluto ammazzarlo per niente, peraltro. Comunque è bello perché il percorso te lo sta facendo la costellazione, guarda. Sì, poi accontenta anche fan di Sonic, tranquillo. 88, col giorno retro gaming mi posso permettere di fare tantissime cose, così. Ti sta piacendo? Che domanda è? Quanto dura, tra l'altro? Ma se rimani ferma lì, vabbè. Grazie pizzaiolo mascherato. Dai, oddio, è diventato celeste, ragazzi, improvvisamente. Godo. Tatanga? Mi pare? Tatanka. Si chiamava? Sì. Direzione spaziale, però. Bene. Ecco qua. Infatti. Però è stronzissimo il colpo che scoppia, cioè. Ok, altro attacco. Godo. Ciao, Tatanka. Tatanga. Grazie, Sante Sov. Grazie, Mito su Greppo. Tatanka è quello di Franchino. Mi pare. Si gode. Quel castello sorretto da un Koopa e un Goomba. Vabbè. Ah, bellino. Mi sono miniaturizzato. Questa era la macro zona, era geniale. Questa me la ricordo molto bene. Esatto. Le fantastiche rocce sono tornate. Ok. Guarda, ci penso. Come si fa a salvare? Vabbè. Non ci ho pensato, ma mi sa che c'era un modo. Ok. Dodo. Perfetto. Ma poi tutto fatto di punte. Oddio, lui ti spara, mi sa. Guarda che stronzo quell'altro. Ci provano sempre. Ah, sucate, ragazzi, eh. Checkpoint, godo. Bravissimo. Mamma mia, questa ti porta verso la morte proprio ormai. Passo da sotto. Da sopra, ve lo dico. E si gode. Quante strade alternative.
Boh, vabbè. Che poi sono all'interno del gioco, non è che ti portano come in Super Mario World da altre parti. Oddio, un parco pubblico. Le piantine proprio. Ah, effettivamente converrebbe, però mi piace qui. Ecco qua. Ora lo prendo per forza. Effettivamente ci sta. Se ci sono tanti nemici così. Sei un figlio di Troia. Va bene. Perdi tutto, tutto, tutto. Così, lisci proprio. Più pepe, più pepe. Vai! Oddio! Sono entrato in un acquarietto. Aspetta che si gode forse. Vai, vai, Marione, vai, vai. Guarda come si accompagna con le ali. Eccolo lì. Madonna, pezzo di merda, infame. Come si accompagna con le luci da coniglietto per nuotare. Più forte, mi sa. Sì, sono tipo le fognature, però sono tutte... Ecco qua. Sono tutte eleganti, vedi, con questi motivi a quadretti. Dai che c'è il checkpoint lì. Madonna, ragazzi, che idiota. Ma è che si faceva il salto... Salto a vortice? Vabbè, fanculo te la tua mamma. Mi sa che lo posso fare solo da grande, se... Vai! Madonna. Sono sempre più lunghi poi i livelli, eh? Attenzione. Ari, eccole. Questo non si muove? Maledette moscacce. Fatta! Va bene, Anni. Grazie a Grotte. Pronti? Poi la mappa a casa è bellissima. Sono entrato dentro. No, via. Oddio, oddio, la velocizzazione maledetta. Infatti la musica è velocizzata. Ganzo. Ehi, sono passato per miracolo, raga. Vale, sti segreti, vaffanculo. Vado dritto e basta. Guarda i cupetti bellini. Basta, 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 si switcha tutto. Cioè, si skippa tutto. Checkpoint. Ma cosa ci fai con tutte ste monete, poi? Mi sa che andavi sopra. Oddio, il fuocherello. Ehi, ah, sono entrato nel caminetto, proprio. Ah. Infatti, vai, andata. Ultimo livello, c'è il boss forse? Eh sì. Ma mi dà lui, vai, prendo lui. Perché non lo perdo. Sta la libreria, tipo. Oddio, ma... Me l'ha rubato, me l'aveva rubato. C'era un ladro di vite. Oh oh. Godo. Godo, godo. Riprendo questo. Va bene. Piano. Guarda. Qui ci sono i ladri di vite, non capisco. Eccoci qua. Fanculo. Godo checkpoint. La libreria infestata proprio. Ecco qua che lo perdo subito. Dario. Ah. Lo sapevo che mi volevi inculare. Con questo salto. E va bene, è andata così. Niente, questo qui, questo Joshua continua a dirmi di rotolare sugli avversari.
Non ce la fa. Ecco qua. Ho roteato sull'avversario. Beh, giustamente un topo che sta rosicchiando tutti i libri. Godo. No! Che stronzo! Ora fa qualcosa di stronzo, ancora più stronzo. Guarda, guarda, guarda. Godo! Grazie Mickey Benti, grazie Matteo Dalo. Terza Golden Coin. E adesso? Pumpkin Zone. Sì, proprio sembra Ghost and Goblins l'inizio. Ha poi la maschera di Jason col coltello piantato nella fronte. Ok. Va bene. Tipo Goomba mascherati. Comunque è molto più facile di World, ragazzi. Molto, molto più facile. Ibu! Eccoli. Qui stavo... Ecco qua. Scappiamo male. Ma c'è di tutto. Bravo, Dario. Cascano. Mamma mia. Sta pallina mi fa compagnia fino alla fine del livello, mi sa. Bello lui. Godo. Grazie Zippo, grazie Mastrocco. Va bene. Oddio, belli. Questi sono... oddio, belli questi yokai. Come cazzo si chiamavano? Dai, dai, dai. Mi viene in mente. Hai più vite che subs. Non so se è una specie di offesa, credo. No, oppure no, non so. Vabbè, non mi frega un cazzo, mi sa. Comunque sono tutti mondi diversi, con elementi completamente diversi. È nuovo, no? Senza virgolette, divertente. Ok. Ale. Eccoci qua. Vita persa, vabbè, tanto sono tanti, sono più delle sub. Però non so se ci arrivo. Ehi. Mamma mia, che liscio. Poi sono Mario normale. Rischio grosso. Ecco, c'è una moneta di merda e basta. Oddio! Ma che cazzo è? Kitaro! C'è di tutto qua dentro. Oddio! Tempietto! La stella ti dà immortalità. Grazie, Joshua! Belli, Goomba fantasma! Chi cazzo si ricordava questi? Oh oh. Bastardo, questo mi sa come livello. Bellissimo anche il riflesso della. Cioè il riflesso, il fascio di luce che esce dalla finestra. Cazzissimo. Ma guarda che quando colpisce una superficie si spezza. Vabbè. Ehi. È morto. No. Ce l'ho fatta. Pensavo di essere morto. Stranissimo modo di salvarmi, tra l'altro, quello di scoprire tutti i blocchi. Checkpoint. Oh, oh, Dario!
Ma è difficilissimo. Pensavo fosse molto più difficile allora. Io mi ingegnavo per andare a tempo. Andiamo piano qui che non so cosa c'è sotto. Ora mi fregano, guarda, se mi trovano... Ok. Godo. Grazie a Jack Bitwall. I Boo. Boh, io li chiamo sempre chiamati Boo, però effettivamente si chiama Boo. Eccoci. Bello questo premio. Se l'ha dato un cazzato nero. Ma questi sono i nemici di Isaac, oh. Le sanguisughe di Isaac. Assurdo. Ehi. Guarda il pentolone della strega. Fermo, Bu. Sei buono. Godo. Ok. Dario. Bello qui. Porco due. No. Ok. Oddio, guarda le lucertole intrappolate nelle ampolle, poverine. Maledetta strega. Una trappola. La penultima porta è quella giusta. E invece... Qua non si può uscire. Ma... Ok, era la prima... La prima. Perfetto. Beh, buttando si può fare una sega. Eccola. Come la giudico la puntata di Radio Tomodachi stasera? Molto buona, buonissima. Ma ha preso? Oh, fanculo. Ma muori. Guarda che scopre col mantello quando... Oh, oh. Cosa? Ma quelle punte mi uccidono sopra? Però, raga, è difficile, cioè... È difficilissimo. Se non prende, come fa? Ok, così. È andata, dai. Grazie Bettino Rosso e Rosennin. Grazie mille, ragazzi. Ecco il quarto. Quarta monetozza. Anche questo me lo ricordavo, che entravi dentro al mecha di Mario Meccanico. Boh, che idee assurde c'erano dentro a questi giochi, raga. Tu. Ehi. Che poi bello è che Mario, nel suo corpo metallico, nasconde anche queste trappole mortali. Interessante. Occhio, mamma mia. Ok. Dai, coraggio, su. Coglione. Perfetto. Perfetto. Comunque questo è il potere OP di questo gioco. Come di là c'era il... Il pisello grosso. Bravo Dario. Bravo, ha perso il bonus più facile della terra.
Grazie Hero Twitch, grazie di Fox e Ulzbeghe. Mamma mia che liscio, non so nemmeno perché non mi ha ammazzato. Ma che cazzo di piattaforma è questa? Non si capisce dove inizia e finisce. Sta sfera maledetta. Ok. Godo. Godis. Eccoci. No, ma è troppo. Ecco, è finita. Vabbè, dai. Si è recuperato. Bellissimo questo nemico. Gli rubo anche la palla, tiè. Polentino. Sì, assomiglia un po' ai robot di Attaman. I robot di Mario in questo mondo. Vabbè. Ah. Secondo me queste palle nere non puoi saltarci così a naso, però chissà. Schippo tutto. Invece no. Si può skippare? Impossibile. Così sì, però. E si gode. Grazie Andrea il Dino per il gift. 50 Andrea ne ha regalate in totale. Forte mi sa qui. Bello questo mondo decorato il fungo. Ecco qua. Era troll, palottolo deal di merda. Oh oh. Oddio, questo c'era anche nell'ultimo mondo di Mickey Mania. Mickey Wild Adventure. Oi! Ok. No, ecco, perché devo fare ste cazzate? Mamma mia che recupero. No, mamma mia. Piano, piano, piano! Godo. Vai, prendiamolo. Non capisco, sono i soldatini, tipo. Troll. Oi. Facciamo via la guardia reale. No. Ehi, che stronzo. Facciamo direttamente sto skip interessante. Bravo Dario, lisciato la punta è morto. Tu. Trollino. Godo, schivatissima. E ancora. Ma mi frega, lo sapevo che mi fregava all'ultimo. Godo, vai. Grazie Ciccio Foti. Siamo arrivati alla testa? Vai. E che boss ci può essere? No, oh, bellissimo Lego così. Top. Vai, ridaine. Chissà chi c'è il Pezzis. Non mi ricordo proprio. Questo lo sto speedrunnando, un pochetto. N e B. Va bene. Ah, era semplicemente una zona bonus, diciamo. Ah, questo è direttamente tutto nero. Ok. Va bene. Un po' di ruote dentate ci stanno sempre bene. Mamma mia che liscio. Però ho preso un sacco di monete. T'ha premiato il gioco per questa, per questo brividino. Ezzelo.
Oddio, tre maialazzi. Hai tre porcellini, guarda, con le case di paglia, di legno e di mattoni. Porco due. Che cazzo fanno i sodi? Fermo. A questo saltella, c'hanno tutti tecniche diverse. Uno rotola, uno salta sempre più veloce. L'altro cosa fa? Madonna, che rimbalzacci infami. Uno. Due. E tre. Vedi che sono il lupo che... di sfondo. Quinta golden coin qui, eh. Tac. E questo per dare un po' di colore. Tartarugazza di Cristo. Pronti. Comunque ci sono anche mostri segreti. Cioè mondi segreti che sto perdendo tutti. Mondo acquatico. Dio Cristo, Dio. Sempre, sempre mondo acquatico. Ah, è uno squalazzo, guarda. Ah, che... c'è anche velocità diverse il figlio di Troia. Bastardo. Che poi non era un'idea giocare tutti Mario, come scrive... su... su Pemal. In realtà, a caso, cioè, l'hanno... c'erano sul... avevo sfruttato poco, diciamo, il game online di Nintendo Online. Ho detto, sai, osa. Affanculo. Non li fa nessuno, li fo io. Super Mario World è il capolavoro, questa è una bomba. Per il game. Per essere un gioco di Game Boy è veramente bellissimo. E non lo sto facendo tutto con tutti i segreti che ho visto che ci è pieno. Però. Perché no? Ce li danno. Giochiamoli. Sfruttiamoli anche su Twitch per fa. Farli vedere un po' ragazzi che non li conoscono, che sono di un'altra generazione. Comunque questo gioco per ora è una bella bomba, perché allora, a parte la varietà nei mondi e nei livelli, perché i mondi non sono per niente uguali. E i livelli anche, ecco, per esempio, prima abbiamo fatto appunto, ci siamo tuffati in mare, abbiamo visitato le zone acquatiche, ora siamo dentro a una nave praticamente. Ma anche prima il mondo di Mario meccanico, c'erano tutte robe tech diverse. I boss sono molto vari, anche se sono semplici da battere. Più che altro ci sono un sacco di vie alternative per completarli questi livelli, per arrivare al traguardo. E chissà quanti segreti mi sono perso. Il gioco ti ricompensa sempre se decidi di andare oltre il percorso normale. Il gioco, come vedete, vi trolla anche quando scegliete una strada. Varietà di nemici enorme, grandi classici, riproposizioni, nemici anche abbastanza inusuali che... beh, magari esistono solo in questo gioco e poi basta. Era per il Game Boy normale. Nemmeno il Color. Cioè, oh, assurdo veramente. Però dire Dadda non credo c'entri molto in tutto questo. Aia. Mamma mia, che liscio, mi stava per annientare. Comunque Kirter, i Koopa sono quelli classici di Mario Bros, questi. Che proprio sono quasi gli stessi sprite. Oh, finalmente il checkpoint. C'è la nave affondata praticamente, sta immersa nell'acqua. Pronti? E si entra dentro qua, dai. Madonna, che casino, guarda tutte vaschette da... sono veramente colpitissimo. Io l'ho già giocato su Game Boy da ragazzino, ma rigiocarlo ora e vederlo con gli occhi di un adulto, assurdo. Cioè, vorrei vedere le mappe complete, vedere quanto sono complesse come level design. Comunque Sabaku ha accettato, di fare la veteran run, ragazzi, quindi il counter è ufficiale. Mi ero scordato di dirlo.
Vai. Quanti euro sono 1550 sub? Non lo so. Grazie a Neox. Ci avete vantaggio, ve l'ho scordato. Oddio, sei dentro la balena. Non credo abbia questi denti alla balena. Guarda il bungo. Ehi, sì, il bungo. Il Goomba palombaro. Comunque, non avete la slow in chat. Emoticon esclusive per voi. Gruppo Telegram e tutte le stanze di accesso del Discord. Oh, ma un sacco di robetta. Ecco qua. Vabbè, ah, i denti anche che diventano. Benissimo. Bene, Dario. Eccoci qua. Dai che c'è. Porco due. Vabbè, dai. Piano. Mamma mia, quel dente lì. Sto tryhardando un po' troppo, sto. Come dice Sara, un po' greedy, qua, un po' greedy. Porco due, è partito come un razzo questo bastardo, infame pezzo di merda. No! Grande Marione, bravo, bravo. Bravo Marco. Vai Marco, vai Marco, vai Marco, vai Marco. Ok, ce l'ho fatta. Ok, boss. Chi si annida? Oddio, un polpaccio infame. Con tanti polpini. Polpo monociglio. Vai, si gode. Ma poi che bastardo, mi manda la sua prole a sconfiggermi. Affrontami te, stronzo. Godo. Bastardo che... Quelle gocce... Oh, quel cazzo che... si gode. Ma già è finito? Mi sa che c'è il castello di Wari adesso. Pronti? Grazie Mark Fior, grazie mille tesoro. Eccoci. Ragazzi, era un gioco per Game Boy, la cartuccia era quella, non è che si poteva fare molto. No, l'ultimo boss, ragazzi, è una nostra vecchia conoscenza. Mi sa che questo è un po' stronzo. No, non è Bowser. Era anche questa la particolarità di Super Mario Land 2. Ma come ha fatto a prendermi? Dai, questa è una stronzata. Ok. Che devo capire qua come si fa. Beh, saltando in realtà. Vai. Piano, che qua ci sono degli inganni secondo me. Forse. Oh, godo. Cioè, questo boss ha creato una serie spin-off e un intero brand su di lui. Tutto dedicato a lui. Quindi pensate un po'! Oh. Cioè, è proprio un millesimo di... Sì. Va bene. Sono quelli centrali, cazzo. Che stronzi. Thank you.
vabbè. Ehi là. Boh. È andata. Porco due. Però mi raccomando, non saltare, Mario, come al solito. A questo punto mi smette. Disimpara a saltare. Cristo Dio. Ok. Ora cosa c'è? Che feeling drocchia. Che trollata. Sestaro. Si sollevano tipo. Che fanno? Vabbè, non... Sì, si sollevano. No! Mamma mia! Basta! Che è sto? Un pre-boss, è una sferetta di Wario. Un mid-boss, cioè, anche il mid-boss. È Wario che ti fa. Ho già provato a tirare dritto, raga. Non ti fa tirare dritto. Ah! Ecco qua. Pronti! E si riparte da capo. Secondo me è così. Ecco qua che mi rifrega. Tanto ce n'è tre sicuro. Altri due? Non so se... ritengono questa cosa normale. Boia. Doppio. Doppio Perry. Ok. È sadico questo livello. Uff. Ah, ma boss direttamente? Ok. Un po' troppino. Morto. Vabbè. Guarda, guarda come, guarda come spamma. Guarda come spamma. Godo. Oh, mi sa che c'è più di 3 hit. Oddio, seconda fase. Oh oh. Godo. L'ho ossessionato da me, oh. C'era stato anche il caso. Guarda, guarda, guarda come plana. Forza. No! Forse non era il caso di fare questo. Eccolo qua. Godo. Muori. Bastardo infame. Nemmeno un checkpoint nell'ultimo livello. Infame pezzo di merda rotti nel culo. Bene, godo.
Ciao.